Ok, la prima cosa che vi dico è la seguente. Vi prego basta, vi scongiuro basta, vi imploro basta, non domandate più a Massimiliano Allegri qual è l'obiettivo stagionale. Basta, ma perché ogni volta che Allegri arriva un microfono, se passa per strada c'è un microfono, gli devono domandare, mister, qual è l'obiettivo stagionale? Oh, giuro. Mi pento quando Reggio Emilia è passato di fronte a me che stavo facendo il video dove poi è scappato di non avergli chiesto: mister, qual è l'obiettivo stagionale? Mi pento perché gliel'hanno chiesto tutti tranne me, sarò l'unico deficiente, non vedo l'ora di rincontrarlo per chiederglielo, anche se magari sarà fra 10 anni, anche se non allenerà più la Juventus, tra 10 anni, se avrò la possibilità di parlare con Allegri, chiederò qual è l'obiettivo stagionale. È diventata una moda, è diventata. Bisogna farlo, bisogna chiederlo, bisogna domandarlo. Intanto Allegri diventa l'allenatore con più vittorie nella storia della Serie A nell'era dei tre punti, 289 successi totali. Ho preso questo tweet da Mirko Nicolino, questo dato dal tweet di Mirko Nicolino, ed è un dato che va sottolineato, perché Allegri è un allenatore che, ribadisco, volenti o nolenti, ha fatto la storia della Juventus. È un allenatore che ha vinto tantissimo nella storia della Juventus. L'altro giorno avevo portato un video in cui dicevo le mie motivazioni, no? Alla base del voler cambio allenatore, che poi l'ho già detto tante volte questa stagione, secondo me non c'è la necessità di mettersi qua a discutere adesso, ora come ora, di un cambio allenatore, nonostante trovi insensato che Allegri abbia iniziato una terza stagione. Allegri non è scarso. Un allenatore scarso non vince quello che ha vinto Allegri in carriera. Non lo vince, non lo può fare. È impossibile. Semplicemente Allegri in questo momento non è l'allenatore più adatto a quella che è la Juventus. Poi io adesso in questo momento non c'ho la classifica aggiornata in tempo reale perché è fine primo tempo di Milan Genoa 0-0, Genoa Milan 0-0. Teo Hernandez ha ammonito, quindi salterà la Juve. Già questa è buona notizia, però non so effettivamente quanta distanza c'è tra la Juve e l'Inter, non lo so, ma nemmeno mi interessa, perché il discorso è tutto un altro. Io voglio arrivare a parlare di quello che è stato Juventus Torino e dato che abbiamo iniziato con i tweet, prendo in esempio, in esame anche il tweet di Giuseppe Pastore che dice: la Juventus ha segnato su calcio piazzato 7 dei suoi ultimi 8 gol al Torino, tutti marcatori diversi: De Ligt, Vlahovic, Danilo, Bremer, Rabiot, Gatti e Milik. Se vado a memoria, forse quello che manca è Higuain, su assist di De Ligt, potrebbe essere Higuain, non lo so. Vado a memoria, però comunque è un dato. Infatti, sui social, poi su TikTok, su Instagram, vi ho portato una roba de de delle mie idiote che fanno ridere solo me, probabilmente, però sono contento che poi le persone si mettano a ridere anche loro. In cui facevo la faccia da Giga Chad con Allegri che dice: un calcio d'angolo nel derby. Voglio portarvi un altro dato, stavolta mio. Sono andato un po' a vedermi le statistiche tra i tempi, tra il primo e il secondo tempo. Voglio mostrarvele anche un pochettino a schermo. Queste sono le statistiche del primo tempo: 58% di possesso palla da parte della Juve, 8 tiri totali, di cui solo uno in porta, 0 gol. Primo tempo molto, molto brutto. Queste sono le statistiche invece del secondo tempo, in cui la Juventus ha avuto il 42% del possesso palla, 9 tiri totali, 5 nello specchio e 2 gol. E quindi che cosa significa? Che siamo sempre lì. Quando la Juventus ha la palla è una squadra che va più in difficoltà. Quando la Juventus la palla lascia agli avversari è in grado di fare qualcosa, comunque di rendersi pericolosa, di mettersi in gioco e di sembrare anche la squadra più pimpante. Poi io nel video post partita vi parlavo di atteggiamento. Ecco, io voglio insistere su questo punto qua, perché secondo me questo è il punto determinante di tutta la stagione, così non dovremo star lì a fare le domande ad Allegri e chiedergli qual è l'obiettivo stagionale, l'atteggiamento. L'atteggiamento, perché io voglio portarvi una riflessione. Abbiamo visto i dati. Abbiamo visto che la Juventus, in tutte le vittorie che ha fatto in questa stagione, ha fatto meglio quando la palla non ce l'aveva. Poi questa partita si è conclusa con 50-50 di possesso palla, ma abbiamo visto che i gol sono arrivati quando la Juventus ha smesso di avere la palla e anche le occasioni sono arrivate quando la Juventus ha smesso di avere la palla. Però una domanda ve la voglio fare, perché io credo che Allegri non abbia azzeccato la formazione oggi. Credo che Allegri abbia fatto una formazione a risparmio energetico, proprio per poi andarsela a giocare nel secondo tempo con i cambi. Ed è per quello che è rimasto Ken prima punta isolato con Miretti trequartista, anche se non si è capito esattamente il ruolo di Miretti e lo affronteremo nelle pagelle. Ma se Gatti non avesse segnato al minuto 47, dopo una revisione al VAR infinita per un fuorigioco che
Nel dubbio tiriamo sulla bandierina che non si sa mai e non si è capito per cosa. Dopo che l'ho visto la prima volta in diretta ho detto siete matti, anzi al replay e quando l'ho visto in diretta ho detto boh, ma che cosa ha fischiato. Però se Gatti non avesse fatto gol, facciamo il gioco dei sé, se Gatti non avesse fatto gol, la Juventus si sarebbe sbloccata? Sarebbe riuscita a tirar fuori quella tranquillità per andare a approcciare anche il secondo tempo in maniera differente rispetto al primo? E allora io parto da qua perché, come dicevo nel post partita, sono contento anche di aver letto diversi commenti di persone che erano d'accordo con me su questa cosa, perché mentre lo registravo, ammetto, ma tante volte quando si registra si ha un po' paura, tra virgolette, del giudizio che può arrivare dall'altra parte, perché magari uno dice oh, l'ho vista solo io sta roba, me la sono immaginata, magari è una cosa mia. No, invece ho visto che tanti siete stati d'accordo con questa cosa. Cioè quando la Juve va in vantaggio o comunque trova addirittura due gol di vantaggio come in questo caso, poi prende un'altra piega. E allora io vi dico, siamo ancora insufficienti, perché siamo ancora insufficienti, cioè tatticamente siamo ancora molto indietro. Cioè è inutile mettersi qua a tavolino e dirci, guardandoci in faccia, cercando di essere onesti, questa vittoria nel derby cancella tutti i problemi della Juventus. Un matto, soltanto un matto potrebbe sedersi qui a dire questa vittoria nel derby cancella tutti i problemi della Juventus. Un matto. Ho tanti difetti, ma matto credo di no. Poi magari c'è pure quello. E quindi vi dico, questa è una vittoria che la Juventus si porta a casa dopo un brutto primo tempo, dove nel secondo tempo, grazie all'ennesimo piazzato, all'ennesimo calcio d'angolo, trova l'episodio e mette in discesa la partita, perché poi arriva pure al raddoppio. Benissimo. E allora la mia richiesta al mister è questa qui. Dato che tatticamente siamo molto lontani dagli standard di rendimento di una squadra di alta classifica come la Juve e di una squadra che ha il terzo anno di progetto tecnico con un allenatore. E io sono abbastanza convinto che le cose non cambieranno. Cioè, non credo che Allegri di punto in bianco si metta lì a dire beh sai che cosa, allora adesso io in queste 2 settimane di pausa nazionali metto in dubbio tutto il mio credo, tutta la mia carriera che mi ha portato ad essere l'allenatore con più vittorie nella storia della Serie A da quando c'erano i 3 punti e cambio. Perché vi ho detto quella roba all'inizio per questo? Secondo voi Allegri ora mette tutto in discussione? No, no, non lo fa e non lo farà. E allora questa è la mia proposta, questa è la mia volontà, questa è la mia richiesta. Siamo indietro tatticamente? Sì. Per una squadra del nostro livello e per una squadra che ha il terzo anno di guida tecnica. Indietrissimo. E allora se non possiamo buttarla sulla tattica, buttiamola sull'entusiasmo, buttiamola sul coraggio, buttiamola sulle sgasate, buttiamola su queste cose qui. Perché queste sono le cose che ci portano ad essere una squadra che magari arriva qui per il contesto tutto insieme, tecnico e tattico, a una squadra che può arrivare qui. Ribadisco, non so cosa sta facendo il Milan, cosa farà il Milan, quale sarà la classifica, è un bel chi se ne frega, è un gran bel grandissimo enorme chi se ne frega. Però il tifoso della Juventus non può vivere una stagione intera rimanendo lì a pensare oh, l'allenatore ha ribadito ancora una volta che l'obiettivo è arrivare nelle prime 4, poi chissà cosa. No. E allora se non possiamo buttarla sulla tattica, buttiamola sull'entusiasmo. Buttiamola sull'entusiasmo, non tarpiamoci le ali, non castriamoci da soli. Non castriamoci da soli, perché abbiamo le potenzialità per fare una stagione in Serie A dignitosa rispetto alle ultime 2, anzi 3, perché ci metto dentro anche quella di Pirlo, che sono state francamente inaccettabili, inaccettabili per prestazioni e per rendimento. Poi magari arrivi ancora quarto, o terzo come l'anno scorso, perché sei arrivato terzo. O magari arrivi pure quinto, non lo so, non mi interessa nemmeno, perché magari poi gli altri sono più bravi, allora alzi le mani, sono più bravi. Però noi abbiamo queste poche armi, da un momento all'altro non possiamo diventare maestri di tattica. Ci ho sperato, avevamo iniziato una pre-season puntando su una roba, l'abbiamo già messa via, l'abbiamo già messa da parte. Ho capito, non spingeremo su sta roba qua, va bene, però sull'atteggiamento possiamo e dobbiamo spingerci. Se sulla tattica non ci possiamo spingere, sull'atteggiamento non possiamo marciarci. A maggior ragione perché giochiamo una sola volta a settimana e quella volta che scendiamo in campo dobbiamo avere il nervoso, perché noi la Champions la dovevamo giocare al posto del Milan. A Dortmund dovevamo esserci noi a provare a far più dello 0-0. Ad ospitare il Newcastle in casa dovevamo esserci noi
sperando di far più dello 0-0, ad aspettare il PSG perché è il girone di ferro della morte, dovevamo esserci noi, perché ce lo siamo meritati sul campo. Allora, quella rabbia lì è l'unica cosa che io chiedo, una, la rabbia, la voglia, l'atteggiamento, il non affrontare un primo tempo come quello che abbiamo affrontato questa sera, la volontà di andare sempre, ogni partita, dal minuto 1 al minuto 90, a cercare di mettere in campo le nostre qualità. La vinci, la perdi, la pareggi, viene dopo, perché dobbiamo ripartire da questo concetto qui. Se non ripartiamo da questo concetto qui, non possiamo immaginarci di vincere, non possiamo più arrivare a pensare oh vinciamo, no, perché per tornare a vincere, a maggior ragione dopo le parole che stiamo sentendo da parte della proprietà, hanno zero, beh, bisogna ricompattarsi a livello mentale, bisogna ricompattarsi a livello ideologico. L'atteggiamento, che era la parola chiave del post partita e che voglio rimarcare anche oggi, mister, è la nostra arma vincente, è il nostro punto di forza. Tatticamente siamo zero, tatticamente facciamo gol 7 volte nelle ultime 8 nei derby solo su calcio da fermo, il calcio d'angolo è il nostro miglior, oh va bene, sfruttiamo quelle robe lì, però l'atteggiamento non possiamo buttar via 40-45 minuti nelle partite. Questa è l'unica richiesta, una, mi è concesso avanzare una richiesta, una, dato che so che Allegri non metterà in dubbio tutto quello che è sempre stato, allora la mia richiesta è questa qui. Ci vediamo oggi pomeriggio per le pagelle. Ciao.